compagnia di Emilio Bartucci, siamo all'ultima giornata del 14° congresso di Radicali Italiani. Emilio Bartucci è, come potete vedere, no, c'è la spilletta della Grande Napoli, l'associazione della Grande Napoli, un componente mitico dell'associazione per la Grande Napoli, mi pare già tesoriere o tuttora, già tesoriere dell'associazione per la Grande Napoli, e di cui abbiamo sentito Luigi Mazzotta anche. Allora Emilio, qualche suggestione, qualche impressione, qualche anche pronostico, vaticinio su questo congresso, come andrà a finire? Innanzitutto buongiorno, oggi ultimo giorno di congresso. Io con i miei compagni dell'associazione per la Grande Napoli abbiamo salutato con grande approvazione, come dire, il metodo che ha utilizzato Riccardo Maggi nel annunciare la sua candidatura che avverrà questa mattina. E come associazione e anche a livello, a titolo personale, mi permetto di veramente appoggiare con grande forza, con grande slancio questa candidatura, perché penso che sia un'inversione di tendenza rispetto a questi due anni di segreteria che a mio avviso, nonostante abbia sostenuto, abbia all'epoca appoggiato la candidatura di Rita Bernardini il primo anno, poi accettato la candidatura del secondo anno con personali riserve, penso che sia stato un anno assolutamente deludente perché la segretaria è stata assolutamente lontana da innanzitutto delle associazioni sul territorio. Non c'è stato nessun coordinamento tra la segreteria nazionale e le associazioni sul territorio, cosa che ritengo un grave errore e una grave perdita per il movimento, perché un movimento senza militanza, oppure solo con militanti soldatini, penso che non vada molto lontano. E mi auguro, spero, se riusciamo ad aiutare Riccardo come associazione, spero che si possa invertire questa brutta tendenza. Poi ognuno poi ha il proprie idee e scelte di indirizzo politico, cioè il fondale del congresso, il diritto alla conoscenza, è una battaglia sicuramente nobile, è una battaglia sicuramente importante da portare avanti, però non penso che sia la sola priorità. Per questo dovremmo cercare un attimino di coordinare il tutto, e penso che bisogna mettere anche al centro dell'attenzione quella che è la nostra storia, le nostre battaglie, l'antiproibizionismo, le proposte di iniziativa popolare, tentare i referendum. Ma quante volte, cioè, nella nostra storia abbiamo perso battaglie, però non abbiamo perso la guerra, per cui quando si dice sì, è vero, non ci sono soldi, non si vincerà, è una truffa quello che tu stai facendo, altre accuse che sono state fatte gratuitamente a persone come Marco Cappato che si stanno impegnando tantissimo sul territorio, sono veramente onestamente di cattivo gusto, perché se pensiamo alla battaglia per le mutilazioni, contro le mutilazioni genitali femminili, è stato un percorso durato anni, un percorso di lotta, un percorso di impegno, cioè un percorso fatto anche di sconfitte, cioè, poi si è arrivato magari anche a qualche vittoria. Per cui non esiste solo la campagna per il diritto alla conoscenza, una campagna, ripeto, nobile, importante. Ho sentito l'altro ieri Vecellio intervenire e dire la campagna del diritto alla conoscenza è importante perché, per esempio, cioè la guerra in Iraq, quello che c'è stato, si è scoperto poi, le prove false sulla cui base poi si è azionata una guerra, tutto vero. Io dico a Vecellio benvenuto nel club, perché sostanzialmente io e molti altri, quando
pensavamo che il che storicamente gli Stati Uniti sono hanno fatto delle cose incredibili, cioè per giustificare determinati interventi, venivamo tacciati come anti-americani, io ricordo, cioè, le menzogne che hanno utilizzato contro il loro stesso popolo per giustificare quello che hanno fatto, per esempio negli anni 70, cioè in Cile, per esempio, finanziando il golpe. Poi dopo anni si è scoperto che quello che avevano detto Nixon e Kissinger erano delle balle, cioè, ma sostanzialmente nulla è stato fatto, anzi è stato dato il premio Nobel per la pace a Kissinger. Vabbè, andiamo avanti, cioè, quindi il diritto alla conoscenza, benvenuto nel club, Veceglio. È la prima volta che ti sento parlare contro gli Stati Uniti d'America, contro Bush. Bene, benvenuto nel club. Quindi vabbè, battaglia sacrosanta questa del diritto alla conoscenza, però non è l'unica battaglia. E aggiungo, se si pensa di poter vincere questa battaglia senza l'ausilio della militanza, pensare che tutto sommato, cioè, non è importante, le associazioni sul territorio non possono aiutarci, no? Si fa un grande errore. Mi auguro che il Congresso questa volta capisca sul serio che bisogna cercare di cambiare, cioè se una squadra non va, se non porta risultati, se non ha portato risultati, è anche giusto cercare di cambiare persone. Non è un cambio generazionale come si vuole erroneamente, tendenziosamente e pretestuosamente dire, perché non è una questione di età, ma è una questione di persone, perché per esempio, cioè, non è qui Gianfranco Spadaccia, perché è una grande sconfitta per l'attuale classe dirigente, a mio avviso, e per il movimento tutto. Grande sconfitta è la non presenza qui di Emma Bonino, che è un segnale estremamente, è solo politico, perché contro di lei e contro Gianfranco, contro rappresentanti storici del Partito Radicale, sono stati utilizzati dei metodi e delle tecniche assolutamente ignobili e indegne e gratuite. Bene, ringraziamo Emilio Martucci. Queste parole sono anche abbastanza dure, ma insomma non è la prima volta che le pronuncia e anche le scrive. Grazie mille, buon congresso.